Benvenuti signori e signore, questo è Slam Fighting Championship, queste sono Mixed Martial Arts, questo è spettacolo. Mi presento, il mio nome è Marco Santi, sono un fighter, un allenatore, un promoter, in generale un esperto di sport da combattimento e in particolare un esperto di Mixed Martial Arts. Sono qui per invitarvi a Slam Fighting Championship 8 Mamba, il prossimo evento di Slam FC, in programma il 26 aprile prossimo al Teatro B-Hall di Firenze. E sono qui anche per rivivere insieme a voi le emozioni di Slam FC 7 Nemesis, che lo scorso 5 gennaio ha entusiasmato con dei match incredibili. La strada che porta a Mamba è la strada che avrà come punto d'arrivo l'incredibile sfida Zichic contro Cerilli in programma Slam FC 8 Mamba. E questa strada è iniziata a Nemesis, quando Zichic e Cappelli si sono sfidati per guadagnarsi la title shot. Prima di tutto partiamo con un momento un po' particolare, un momento per ricordare degli amici di Slam Fighting Championship e degli amici soprattutto della città di Firenze che ci hanno lasciato. Questi ragazzi sono Claudio Oxa e Lorenzo Cerbone e in questo momento, prima dell'inizio dell'evento, li andiamo a ricordare con un minuto di silenzio. Eccoci qui, Slam Fighting Championship 7 Nemesis, è il 5 gennaio 2015, siamo al Teatro Obi-Hall di Firenze e vediamo il primo match, Marco Vespro contro Antonio Schiavoni. Andiamo con l'analisi dei fighter. Marco Vespro combatte per lo Spartan Team Arezzo. È un pugile, è un quarantenne ed è un fighter dal grande cuore e dal grande coraggio. Non ha grandissima esperienza nelle mixed martial arts, ma delle buonissime basi pugilistiche. Vediamo entrare adesso invece lo sfidante, Antonio Schiavoni del team Biagi di Firenze. Anche lui è un quarantenne, è un pugile. Ha soltanto un match di Mixed Martial Arts ed è come Vespro un grande atleta dal grande cuore e dal grande coraggio. Si stanno preparando ad entrare e qui inizia il match. Come ho annunciato, sono due atleti dal grande cuore, molto sanguigni e impostati sul pugilato. Sia Schiavoni che Vespro cercano di mettere i loro colpi. Scambi pesanti. Perde l'equilibrio Vespro. Entra in ghigliottina Antonio Schiavoni. Ma Vespro porta a terra. Guadagna una side mount e cerca di montare l'avversario per guadagnare una full mount. Schiavoni con i denti resiste e riesce a gestire prima con una mezza guardia, adesso posizionando una full guard. Ma l'arbitro interrompe, non c'è molta attività a terra e fa ripartire il combattimento da in piedi. Riparte il match sulle solite linee basi. Si studiano. Entrambi cercano di mettere il colpo pesante per risolvere il match prima del limite. Fasi di corpo a corpo e di nuovo Vespro che vince la proiezione e cerca di portare a terra, ma Schiavoni gestisce eppure finisce sotto, guadagna una mezza guardia e controlla la posizione. Come vedete sono delle fasi concitate, non estremamente tecniche. Schiavoni riesce a rigirare la posizione e andare in top position. Mezza guardia anche per lui, che Vespro non gestisce nel migliore dei modi e si fa montare. Ecco, Schiavoni monta una posizione estremamente favorevole. Probabilmente potrebbe anche riuscire a concludere il match qua. Guadagna la posizione, sale molto in alto per gestirla nel migliore dei modi e colpisce. Certo, Vespro ha un grande cuore, non molla. Ma finisce il round e Vespro è salvato dalla campanella. Parte il secondo round, di nuovo fasi concitate, corpo a corpo, scambi pesanti e
E stavolta è Schiavoni che porta giù. Mezza guardia di Vespro. Schiavoni passa e monta facilmente. Sale per gestire la posizione nel migliore dei modi e inizia a colpire di ground and pound. Seconda volta che Vespro si trova in una posizione di svantaggio netta. Schiavoni gestisce il braccio, controlla per portare colpi pesanti al volto. Ottima la gestione della monta, vedete, piedi sulle anche, sale molto in alto, sull'altezza dello sterno per gestire meglio la posizione, bloccargli le braccia a Vespro in modo da non potersi difendere, uscire da questa posizione e cercare di mettere colpi pesanti. Vespro in difficoltà, allunga le braccia, ma gambe staccate da terra, non riesce a uscire da questa posizione. A questo punto espone la schiena. Ecco Schiavoni che cerca di lavorare per una rear naked choke, uno strangolamento dalla back mount, ed è qui che fa un errore. Non inserisce i ganci. I ganci sono le gambe inserite lì, proprio nelle anche dove sta entrando adesso per gestire meglio la back mount, la posizione della schiena. Ma vediamo che Schiavoni lo sta facendo con troppa distanza. Sta perdendo la posizione, da una posizione top position dove si trovava sopra, adesso finisce sotto. Un errore di inesperienza. Stavolta il vantaggio è di Vespro, che è sempre in top position, e cerca di montare. Non sono dei momenti molto tecnici, non sono dei momenti, gli atleti li vediamo molto stanchi. Di nuovo in vantaggio adesso Schiavoni, che è ritornato in top position, si allontana dal lavoro a terra e ritorna in piedi, nel combattimento in piedi. Vespro avanti, cerca il corpo a corpo, sembra che si senta più sicuro nel combattere corpo a corpo, nel portare il combattimento a terra, benché a terra non abbia mostrato delle qualità estremamente tecniche. Grande Schiavoni, controlla la testa in ghigliottina e poi cerca di mettere un colpo di ginocchio in volto, mi sembra sia arrivato a segno. Stanchi entrambi gli atleti, Vespro continua a lavorare cercando di mettere dei colpi al fianco. L'arbitro qui dovrebbe interrompere e far ripartire il match dalla distanza perché non c'è attività e così è, infatti. Entrambi i fighter molto stanchi, Vespro soprattutto. Il match riparte sulla solita linea, si cerca il colpo pesante in piedi, si lavora principalmente di pugilato. Vediamo Schiavoni, cerca di mettere un gancio pesante, lo mette e Vespro chiude la distanza. Scomposto, cerca di lavorare a parete, ma Schiavoni si lascia andare, stanchissimo, si mette giù seduto, è un errore grosso, da una posizione di vantaggio a Vespro, che a sua volta perde, si inverte, fasi molto concitate del combattimento. Entrambi i fighter non riescono a gestire nel migliore dei modi le posizioni dominanti e c'è un continuo ribaltamento di fronte. Vediamo adesso che Vespro, messo in una posizione di difficoltà, schiacciato alla gabbia, ma finisce il round. Salvato per la seconda volta Vespro dal suono della campanella. Questo è il terzo ed ultimo, ultimo round, scusate. Stanchi, entrambi stanchi ma colpi pesanti. Mani pesanti per entrambi, vedo anche adesso Schiavoni, lo vedo un po' in difficoltà. Dalla stanchezza, sono stanchi, lavoro di clinch, Schiavoni porta giù. E di nuovo va a lavorare per cercare di guadagnarsi la schiena, ma non riesce a gestire nel migliore dei modi, sembrerebbe, e rischia di perdere la posizione ancora una volta. E così è, si ritrova sotto, full guard per Antonio Schiavoni. E di nuovo l'arbitro interrompe e fa ripartire il match in piedi. Questo succede nel momento in cui l'attività a terra non c'è una buona attività e quindi di conseguenza l'arbitro è costretto a far ripartire il match dalla fase iniziale, che è il combattimento in piedi dalla distanza. Schiavoni gira, cerca di recuperare le energie per finire il match, vedete? Lascia l'iniziativa a Svespro, ma quando è il momento di mettere dentro i colpi, Schiavoni è estremamente deciso. Grande proiezione di Schiavoni, porta a terra e guadagna la top position. Adesso
sembrerebbe sia in monta. Qui di nuovo cambiamenti di posizioni continui, stavolta è Schiavoni che finisce sotto e Vespo sopra. L'attività viene ripartita in piedi, viene fatta ripartire in piedi. Il match è lo stesso dal primo round all'ultimo. I fighter adesso iniziano ad essere abbastanza stanchi. Di nuovo lavoro a parete, l'arbitro interrompe la fine del match, la vittoria viene data meritatamente a Antonio Schiavoni che domina entrambi tutti. Questo è il secondo match della serata. Simone Bartoli del team HP MMA di Pistoia che affronta Gabriele Cocci del team Dog in Dog Firenze. Vediamo Gabriele Cocci pantaloncini neri e Simone Bartoli pantaloncini bianchi. Partenza rapidissima di Cocci che cerca di mettere dei buoni colpi di box e kickboxing e adesso cerca di entrata di Bartoli che cerca di portare a terra. Cocci difende impostando una guardia e cercando di attaccare con una serie di finalizzazioni. Lo vediamo adesso impegnato in un tentativo di Kimura. Bartoli sembra non troppo in difficoltà di saper gestire la posizione. Rinuncia Cocci all'attacco di Kimura e gestisce una guardia intera. Adesso lavora per, sembrerebbe, un armlock o un triangolo. Ground and pound di Bartoli. Cocci sembra riuscire a impostare un triangolo di gambe, una tecnica di finalizzazione che comporta uno strangolamento, di conseguenza una vittoria prima del limite. Ecco, il triangolo è chiuso, come potete vedere dentro le gambe di Cocci c'è la testa e un braccio di Bartoli. Bartoli sembra in difficoltà, il triangolo sembra ben chiuso. Si ribalta la posizione, Cocci va sopra e continua la sua azione in ground and pound, cercando di mettere dei colpi pesanti. Ma la situazione si ribalta ancora, Cocci ritorna sotto, Bartoli sempre chiuso in questa finalizzazione. Grande resistenza di Bartoli che riesce a resistere a un triangolo perfettamente sigillato. Ma adesso sembra non abbia più energie, batte, si arrende Simone Bartoli. La vittoria di Gabriele Cocci del team Dog in Dog di Firenze. Un ragazzo giovane, al primo match, mentre Simone Bartoli aveva un'esperienza molto più grande, e una grande vittoria prima del limite nel primo round per finalizzazione da parte di questo ragazzo che promette molto bene. Braccio alzato per Cocci, un abbraccio di rito tra i due atleti, Bartoli e Cocci si salutano e adesso passeremo al terzo match. In programma per lo Spartan MMA di Arezzo, Jacopo Valenti contro Diego Bonomo, sempre del team Dog in Dog di Firenze. Entrambi sono dei fighter che prediligano la lotta, hanno delle ottime qualità per quanto riguarda il jiu-jitsu brasiliano, preferiscono combattere al suolo ed hanno soprattutto Bonomo, delle ottime capacità di ground and pound, che significa mantenere una posizione dominante, quella che in gergo si chiama una top position a terra, e lavorare non tanto per le finalizzazioni quanto per portando dei colpi ovviamente braccia, gomiti, colpi di ginocchio, gestire l'uomo a terra e colpire. Vediamo in attacco Diego Bonomo che tiene il centro, Jacopo Valenti in difesa, sta cercando di girare intorno e riguadagnare lo spazio. Gestisce Bonomo, attacca pesantemente di gambe, entrano in corpo a corpo, fase concitata. Bellissima proiezione di Jacopo Valenti, ma Bonomo gestisce e riesce a finire comunque sopra. Jacopo Valenti, grande transizione, ha un'impostazione, una finalizzazione, si chiama omoplata, non è ben pulita, messa, ma la sostanza di quello che lui sta tentando è questo. Allo stesso modo difende Diego Bonomo, vedete, gestisce e salta dall'altra parte, in modo da uscire dalla finalizzazione. Continua a gestire la posizione da sopra,
e lavora di ground and pound, sempre buon uomo sopra, sempre a colpire, Valenti che si difende con un buon lavoro di jiu-jitsu. Ed ecco che tenta di impostare un armlock, imposta un armlock, grande, lo posiziona alla grande, ma vediamo che Bonomo sta cercando in tutti i modi di difendere. Per riuscire a difendere deve riuscire a uscire da quella posizione, riesce a girare il polso in modo da non andare in leva sul braccio, la leva sta agendo sul braccio, sul gomito. Girando il polso è riuscito a rigirare la posizione, andare pancia in giù e riguadagnare una top position inside mount. Grande uscita di Diego Bonomo e grande attacco di Jacopo Valenti. Ed ecco Bonomo guadagna la schiena. Doppi entrambi i ganci in posizione sulla schiena e sta cercando di lavorare per una rear naked choke, uno strangolamento che in gergo si può chiamare anche Mataleão o Mataleon, e va a strangolare dalla schiena l'avversario. Jacopo Valenti esce dalla posizione di schiena, continua a gestire una piccola mezza guardia e è quasi una monta, ed ecco in monta Diego Bonomo, che lavora pesantemente di ground and pound. Bellissimo questo primo round dove Bonomo ha attaccato maggiormente per un lavoro di striking in piedi e di ground and pound, ma Jacopo Valenti si è gestito alla grande con delle buone proiezioni e degli ottimi attacchi di finalizzazione. Parte il secondo round, sempre nella solita logica Bonomo in attacco. E Valenti che proietta, ma sembra ci sia la possibilità per Bonomo di guadagnare la schiena, non riesce a farlo, finisce sotto. Siamo in una fase estremamente concitata, non è estremamente pulita la posizione. Bonomo cerca di gestire, cerca di riposizionare una guardia con una mezza guardia di Bonomo, che lavora per uno sweep, un ribaltamento e riesce a ribaltare la posizione e andare sopra un'altra volta. Bonomo appare fisicamente superiore a Valenti. Valenti sembra più predisposto al jiu-jitsu, un lavoro meno fisico e più tecnico. Bonomo sopra, lavoro di ground and pound. Per adesso il match è pienamente nelle mani, sembrerebbe, di Bonomo, che porta colpi più pesanti, ha delle azioni più, si avvicina di più alla vittoria. Cerchiamo di, adesso sta cercando di passare la guardia di Valenti, che continua a gestire con la propria guardia e a mettere dei colpi per incrementare il suo tutto sommato punteggio agli occhi dei giudici. E Bonomo è sempre lì dentro la guardia. Valenti lavora di jiu-jitsu, sta cercando una finalizzazione, sta cercando di lavorare per un triangolo, un armlock. Molto basso Bonomo, che preferisce lavorare ground and pound, ma adesso vediamo Valenti che posiziona dal niente un armlock e mette in leva il braccio di Bonomo, che esausto non riesce a difendere. Grande Jacopo Valenti che porta a casa la vittoria, benché in difficoltà nel primo round, con una grandissima finalizzazione. Quarto match, ci avviciniamo sempre di più al main event Zichic contro Cappelli. Adesso vediamo qui impegnati due pesi massimi, Marian Iovita e Alfredo Achilli. Parliamo un po' di loro. Iovita è un atleta rumeno, ha una grossa impostazione sul pugilato. Ha diversi match, è stato professionista in passato, ma è fermo negli sport da combattimento da un po'. Questo è il suo debutto nelle Mixed Martial Arts. È un atleta di Firenze ed è anche un calciante del calcio storico fiorentino, gioca nei Rossi di Santa Maria Novella. Alfredo Achilli invece è un atleta, uno dei veterani delle Mixed Martial Arts in Italia. È uno dei pionieri di questo sport nel nostro paese. È un atleta che predilige il lavoro di wrestling e di lotta. E come vediamo adesso, sta cercando una finalizzazione, un tentativo di ghigliottina.
Jovita è un atleta molto fisico e resistente, esce dalla ghigliottina e continua a lavorare di ground and pound. Achille gestisce. Dicevamo di Achille, un esperto veterano di questo sport, contro Marian Jovita, un gigante rumeno dalle grandi capacità pugilistiche. Vediamo Achille che sta tentando di finalizzare tramite una tecnica che si chiama omoplata, ma Jovita esce dalla finalizzazione e guadagna una side mount. Achille è sotto e per esperienza quando si trova sotto è sempre in difficoltà. Jovita pugni pesanti, la top position, cerca di tenere l'uomo a terra e colpire pesantemente al volto e Achille abbandona, cede. Questo l'abbiamo visto, Achille è un atleta che ha già combattuto in Slam FC e subisce molto la pressione psicologica quando si trova in dei momenti di difficoltà, ma grandissima prestazione di Marian Jovita che colpisce pesante, difende le proiezioni, guadagna posizioni dominanti a terra, ha un gioco molto semplice ma estremamente efficace. Ora un grandissimo match, Giacomo Amabili contro Cyril Kryukov. Giacomo Amabili della University of Fighting di Milano, Kryukov del team White Rex di Mosca. Abbiamo due atleti di un livello tecnico impressionante, come potete vedere Amabili, grandissime mani, una grandissima box, è un pugile che è stato nel giro della nazionale italiana, è stato un pugile professionista, ha nel pugilato la sua qualità migliore, ma di certo è un atleta completo che sa lavorare in modo molto tecnico anche a terra, nel jiu-jitsu, nel lavoro di wrestling. Kryukov invece è un atleta che viene dal sambo e dal combat sambo, la variante di questa disciplina con molto simile alle mixed martial arts. È un campione mondiale di sambo, tanto per dirne una, è quindi un atleta molto giovane di una scuola estremamente forte come quella russa ed ha già dei successi importanti. Campione del mondo di sambo contro un pugile, un ex nazionale italiano di pugilato. Vediamo, il match è molto concitato, scambi pesanti, Amabili cerca di imporsi con le mani, Kryukov invece cerca di chiudere la distanza e portare a terra e lavorare di ground and pound. È già la seconda volta che Amabili si trova schiena a terra, si trova sotto in gergo e vedete cerca di riguadagnare la distanza per cercare di ritornare in piedi dove è sicuramente avvantaggiato. Kryukov mette pressione, cerca di schiacciarlo bene a terra, di gestire la posizione e continuare a lavorare di ground and pound. Sempre solito tentativo di Amabili, solita logica di combattimento per Kryukov, mette peso, sta cercando di passare la guardia di Amabili e guadagnare una posizione ancora migliore. Amabili gestisce una mezza guardia, cerca di lavorare sul fianco, probabilmente sta cercando di attaccare il braccio sinistro di Kryukov per cercare di ribaltare la posizione o posizionare una finalizzazione. Ed ecco Kryukov che cambia posizione e va a cercare una finalizzazione. Sta cercando di attaccare la gamba di Amabili in un look, probabilmente, non riesco a vedere bene dalle immagini. Stiamo attaccando la caviglia della gamba sinistra di Amabili e questa è una tecnica caratteristica del sambo. Il sambo è una disciplina che tra tutte le sue caratteristiche ha una grossa passione e specializzazione per le tecniche di finalizzazione rivolte agli arti inferiori. Amabili esce grazie a un'azione di ground and pound da questo tentativo di finalizzazione, ma la situazione è di nuovo come prima, Kryukov in top position a lavorare di ground and pound e di conseguenza a cercare di avvantaggiarsi sul punteggio, e Amabili che continua a gestire con un buon lavoro di jiu-jitsu brasiliano, difendendo col ginocchio, cercando di creare più spazio possibile per cogliere l'occasione e tornare in piedi e riguadagnare quelle possibilità che appartengono alle sue capacità migliori, quindi a un lavoro di pugilato, alle sue mani che sono estremamente potenti e veloci. Ecco che l'arbitro
interrompe, probabilmente richiama Kryukov per l'azione della sua testa. Cercava di mettere pressione con la testa verso sul petto, sullo sterno di Amabili, ed è un'azione che per certi versi è il limite del regolamento. Molto velocemente Kryukov passa guardia, va inside mount, guadagna la monta, dalla monta va a guadagnare la schiena. Ottimo lavoro di grappling di Kryukov, è sulla schiena, va a lavorare, una rear naked choke. Amabili si sta difendendo, è sicuramente in una posizione molto pericolosa e il ragazzo russo sa come usare questa posizione, sa come lavorare. Vedete, Kryukov sta cercando di guadagnare un buon strangolamento, passare bene un braccio intorno alla gola di Amabili per poi chiudere la presa con l'altro e riuscire a strangolare. Ma Amabili difende bene la gola, al che Kryukov rinuncia più all'attacco di finalizzazione. Ecco che cerca, si mischia benissimo un lavoro di finalizzazione con un lavoro di ground and pound. Amabili è in difficoltà. Una posizione Kryukov non ha gestito nel migliore dei modi la schiena, ma finisce il round. Amabili viene salvato dalla campanella. Riparte il secondo round. Low kick box per Kryukov, begli scambi. Come vedete, il ragazzo russo non è di certo inferiore a Amabili nel combattimento in piedi. Amabili difende un tentativo di proiezione. Top position in piedi, l'altro alla gabbia, lavora di guardia, ma va giù Amabili, entra nella guardia di Kryukov e inizia a lavorare il ground and pound. Kryukov crea bene distanza, cerca di rialzarsi in piedi. Amabili mette pressione, cerca di schiacciarlo alla gabbia, di portare colpi pesanti con le braccia. Kryukov difende, sempre un ginocchio a tenere la distanza, di nuovo guardia chiusa. Controlla la testa, Kryukov cerca di tenerlo il più legato a sé in modo da non permettere a Amabili di portare colpi estremamente forti. Cerca di lavorare per un armlock, ma Amabili gestisce molto bene. Adesso è Amabili in una posizione di vantaggio, sta portando colpi importanti. Pressione alla gabbia, Kryukov sta cercando di lavorare per un triangolo, probabilmente. A un armlock. Oh, grandissima azione di Kryukov che imposta un armlock e Amabili non ha avuto possibilità di difendere. Subito armlock, braccio in leva, Amabili si arrende. Kryukov giustamente festeggia un match intenso tra due grandi atleti, un grandissimo spettacolo da parte del campione mondiale di sambo che batte il campione della University of Fighting, Giacomo Amabili. E adesso Alessandro Ruggero contro Raffaele De Ligio. Alessandro Ruggero pantaloncini neri, Raffaele De Ligio pantaloncini neri e arancioni. Vediamo subito De Ligio che si getta contro Ruggero e cerca di portare a terra. Lo schiaccia alla gabbia Ruggero e la porta a colpi pesanti di ground and pound. Mezza guardia di Ruggero, ma De Ligio continua imperterrito con il suo lavoro. Cerca di rialzarsi Ruggero, De Ligio continua sulla sua azione di corpo a corpo e va a tentare una ghigliottina in piedi. Una curiosità su questo match: questo è un match che nasce da una sfida personale lanciata da Ruggero nei confronti di De Ligio e che è stata felicemente accettata dall'avversario. Le motivazioni di questa sfida sono rimaste segrete e le conoscono soltanto i due contendenti. Sono due calcianti, uno Raffaele De Ligio, un famoso calciante dei Bianchi di Santo Spirito, del gioco del calcio storico fiorentino. Alessandro Ruggero invece è un rosso di Santa Trinita per quanto riguarda la palla grossa platese.
Vediamo ancora, solita logica di combattimento, sempre Delicio a gestire una top position, a cercare di guadagnare una finalizzazione del colpo decisivo a terra, mentre Ruggero in cerca sempre di rialzarsi, cercare di portare il match sul suo ambito più forte, sarebbe il lavoro di boxe. Delicio continua a mettere pressione, schiacciare l'uomo alla gabbia e continuare con il suo game plan. L'arbitro sta cercando, vedete, Ruggero afferra la gabbia, è una cosa che non è permessa fare in questo sport. Riparte il match dalla distanza. Delicio sembra un po' stanco, Ruggero più lucido, al centro inizia a lavorare di boxe, cerca dei colpi decisivi. Ora con le gambe Delicio, match va avanti, finisce il primo round e di nuovo Delicio, molto motivato, fa finta di salutare l'avversario, poi mette un low kick importante scontro Ruggero, che sembra più tranquillo, sembra gestire il match, ma è di fatto sotto con i punti. Delicio di nuovo con la sua azione, magari un'azione scomposta per quanto riguarda la boxe, ma sembra essere semplicemente un modo per chiudere la distanza, entrare in corpo a corpo, iniziare il suo lavoro, portare l'uomo a terra, cercare di schiacciarlo alla gabbia e lavorare alla ricerca di un colpo decisivo o di una finalizzazione. Ruggero, benché in difficoltà nel suo ambito tecnico meno amato, riesce a gestire la posizione e a difendersi con i denti. Il match continua sulla solita linea, Ruggero al centro a cercare di fare il match, cosa che Delicio non gli permette di fare, non gli dà un bersaglio ben preciso, non accetta lo scambio e quando decide di farlo molto velocemente, in modo molto convinto, chiude la distanza e va in corpo a corpo, dove il pugilato di Ruggero è completamente nullo. Ruggero alla gabbia, Delicio mette pressione, si va avanti, è finito il secondo round e si va per il terzo ed ultimo round. Il match sta continuando sulla solita linea. Scomposto Delicio, che cerca però dei colpi pesanti, Ruggero al centro, ma Delicio chiude sempre la distanza, velocemente va in corpo a corpo, lavoro di wrestling, cerca di portare a terra l'uomo, schiaccia la gabbia. Ruggero, vedete Delicio ha un doppio underhook, una presa al tronco, Ruggero è in difficoltà. Deve cercare di infilare le braccia all'interno per liberarsi da questa presa e guadagnare la distanza. Delicio sta cercando di scendere sulle gambe, tentativo di ankle pick per una proiezione. Continua a lavorare, continua a afferrare la gabbia a Ruggero, cercando di evitare la proiezione, e l'arbitro Alberton che continuamente fa ripartire il match al centro in quanto le situazioni di combattimento raggiungono delle fasi di un po' di inattività. Riparte il match al centro, sempre Ruggero in cerca del colpo che per adesso non è riuscito a trovare. Delicio tiene la distanza con le gambe, si muove, non dà un bersaglio fisso, probabilmente cercherà di chiudere la distanza di nuovo. Ruggero è lì, molto più tranquillo. Delicio va a richiudere la distanza un'altra volta, schiaccia l'uomo alla gabbia e riparte la solita routine. Netto vantaggio ai punti per adesso di Delicio, che ha un game plan molto efficace e che sembra per adesso aver annullato tutte le qualità di Alessandro Ruggero. Si trova in difficoltà, non avendo la distanza per muovere le mani e portare le colpi pesanti, e cerca in tutti i modi di non finire a terra dove si trova maggiormente in difficoltà. Delicio
Felicio continua con la sua tattica ben precisa, che non ha portato a dei colpi decisivi o dei tentativi di finalizzazione ben chiari, ma che comunque a livello di punteggio lo fanno stare sempre in vantaggio dall'inizio alla fine del match. Vediamo Felicio sopra, Ruggero in difficoltà, continua a gestire la testa cercando di riposizionare una guardia per mantenere la distanza, si accontenta di una mezza guardia. Felicio mette pressione, non ha una grossa attività a terra, probabilmente è molto stanco, siamo alla fine del terzo round, l'arbitro fa ripartire in piedi per l'ennesima volta, riparte la solita logica di match. Ruggero adesso, per riuscire a vincere questo match, ha bisogno di un colpo da KO, può trovare soltanto un lavoro di box, vedete, attacca, lavoro di jab, cerca di chiudere la distanza, ma Felicio non accetta lo scambio, cerca di muoversi, di non dare un bersaglio ben preciso. Ruggero è un pugile che ama scambiare e si trova in difficoltà nel momento in cui l'avversario non accetta il suo stile. Vediamo, il match è finito, va al verdetto, netta vittoria per Felicio, che porta a casa non soltanto la vittoria di questo match, ma anche la vittoria in una sfida personale. Altro grandissimo match, pesi massimi, Claudio Conti del team Codice MMA di Padova e Altino Tai del team Doggy Dog di Firenze. Altino Tai è un fighter di origine albanese, anche lui calciante degli Azzurri di Santa Croce, un atleta molto predisposto per il lavoro di striking e di grappling allo stesso tempo, non estremamente tecnico ma molto, come potete vedere, feroce e potente, ha mani pesanti, in grado di mettere KO chiunque. Claudio Conti invece è un atleta longilineo e per certi versi più tecnico, predilige il lavoro di grappling, quindi di lotta, predilige combattere al suolo ed è un atleta molto tattico per certi versi, non ama rischiare su scambi pesanti, non si lascia prendere dall'emotività, cerca di gestire sempre il match con molta intelligenza, è quello che sta cercando di fare. Altino Tai sempre in attacco, sempre del quadrato, cerca di mettere a segno quella che è la sua arma più importante, lavoro pugilistico, mani pesanti, cercando il KO, e Claudio Conti che cerca di gestire il match in un modo molto più intelligente e tranquillo, più calcolato, cercando di non dare un bersaglio fisso, cercando di muoversi sulle gambe e lavorare molto di footwork e poi nell'occasione migliore cercare di portare a terra l'avversario per mettere dentro dei punti che potrebbero dare la vittoria su per verdetto. Di nuovo riparte il match, solita logica, Otai che cerca di chiudere la distanza ma Conti non accetta lo scambio, si muove molto bene sulle gambe, riguadagna spazio e riparte con la sua azione. Otai cerca di inquadrare e come Otai cerca di chiudere la distanza, Conti entra sulle gambe e con un perfetto double leg porta Otai a terra. Quindi abbiamo un match dove Otai sta conducendo l'incontro, tenendo il centro del quadrato e cercando di mettere i colpi più pesanti, e dall'altro abbiamo un atleta che gestisce in modo più tattico ma ottiene comunque dei buoni risultati, visto che per tre volte è riuscito a vincere la proiezione. Ma a terra non si svolge molto, l'arbitro fa ripartire il match in piedi e di nuovo è Otai che chiude la distanza e cerca di mettere dei colpi importanti, ma stavolta Conti non riesce nel suo game plan e finisce sotto, una posizione di vantaggio per Otai che è nella guardia chiusa di Conti e sta iniziando a lavorare di ground and pound, si alza sulle gambe, cerca di mettere i colpi pesanti, vedete come Otai è sempre alla ricerca di una vittoria prima del limite, di un match combattuto,
Vedete, Conti invece cerca di legare, di gestire la posizione senza sprecare troppe energie, senza subire grossi rischi. Gestisce, Ota è molto stanco, dobbiamo dire che si è presentato a questo match e non era nella migliore condizione di forma, è salito nella gabbia con della febbre. Ha passato un giorno dove si è rischiato di non vederlo combattere, ma ha preferito accettare il match e combattere comunque, benché cosciente di non essere al 100%. Ed eccolo qui, momenti di stanchezza finale, decidono di scambiare, Conti lavora di gambe, Ottai un po' in affanno, mani basse. E il match finisce così con i due fighter distrutti senza grossi rischi. Siamo qui nelle fasi finali del match, sempre Conti a lavorare un po' di gambe. Ottai cerca di riprendere fiato e decidere quando è il momento decisivo per mettere a segno i suoi colpi. Conti che va a chiudere la distanza e ancora porta a terra. Ottai molto stanco in questo momento, si inizia a sentire i suoi limiti fisici, iniziano a far sentire i suoi limiti fisici, gestisce da sotto una mezza guardia, il match finisce, si abbracciano gli atleti, abbiamo il verdetto. Bandiera albanese per Ottai ed è un pari, un match pari, verdetto giustissimo. Ottai ha dimostrato una maggior voglia di vincere, gestione del match in attacco e dei colpi pesanti di braccia, mentre Conti ha gestito in un modo molto più tattico e più sicuro, vincendo molte proiezioni. Ma eccoci qui al main event di Slam Fighting Championship 7 Nemesis. Questo è il match tra Pietro Cappelli e James Zichic. Vediamo James Zichic che sta facendo il suo ingresso in gabbia. È un atleta del London Shoot Fighters di Londra, appunto. È un atleta inglese, è una leggenda delle mixed martial arts, ha combattuto nelle più grandi organizzazioni mondiali, tra cui UFC e Cage Rage, nonché ha affrontato alcune delle leggende mondiali delle mixed martial arts, solo per citarne un paio, dirò Vitor Belfort e Fabricio Werdum. Fabricio Werdum è il prossimo sfidante al titolo della Ultimate Fighting Championship nel maggio prossimo contro il campione Cain Velasquez. Ed eccolo l'ingresso di Pietro Cappelli, che è un atleta del team Dog in Dog di Firenze, un calciante degli azzurri di Santa Croce, mentre James Zichic è un calciante dei bianchi di Santo Spirito. Di conseguenza in questo match c'è anche qualcosa che va oltre gli sport da combattimento, le mixed martial arts, un semplice confronto sportivo, c'è qualcosa di più che richiama Piazza Santa Croce al torneo del calcio storico fiorentino, quindi una sfida tra azzurri e bianchi. Dicevamo di Cappelli, un atleta giovane, estremamente motivato, well-rounded, sarebbe a dire un atleta che è completo sia in piedi che a terra. E da 4 vittorie su 4 match, tutte queste 4 vittorie sono arrivate prima del limite e in situazioni di combattimento al suolo. Quindi un atleta che ha buono striking, cerca di chiudere la distanza, portare a terra l'uomo e lavorare per finalizzazione ground and pound. Ecco che parte il match. Diciamo di Zichic che oltre a essere una leggenda è un atleta che ha una mascella di ferro. In più di 20 anni di carriera è andato KO soltanto una volta e non ha mai perso tutto sommato un match a terra, tra virgolette, intendendo una finalizzazione o un'azione di ground and pound. È
Ed è allo stesso modo un atleta che ha vinto tutti i suoi match, se non per decisione, in situazioni di combattimento che rimandavano al combattimento a terra. Cosa che allo stesso tempo Cappelli ha, perché ha quattro vittorie prima del limite, ma tutte in situazioni che sono nate da combattimento a terra. Quindi è un match entusiasmante per certi versi. Vediamo, Cappelli ha cercato di entrare con dei colpi. Zichic gestisce bene la posizione, adesso siamo in una fase di corpo a corpo, a parete. Dice Zichic, mette pressione, sta cercando di lavorare per un takedown. Cappelli difende, gestisce la posizione, ha un underhook inserito, cerca di controllare le energie e uscire da questa situazione. Zichic cerca di entrare di braccia, Cappelli si difende. Bene, attacca violentemente, entra in corpo a corpo adesso Cappelli. Mette molti colpi ma non troppo pesanti, Zichic gestisce con facilità questa posizione, doppio underhook inserito per Zichic, inverte la posizione a parete ed è adesso in posizione di vantaggio Zichic, sta lavorando di ginocchio, vedo del sangue sulla faccia di Cappelli. Zichic lavora per cercare di impostare probabilmente un single leg, sempre a parete. Cappelli mette dei colpi non potenti ma utili per i tabellini dei giudici. Zichic continua a lavorare mettendo anche qualche colpo di ginocchio. Si fa un gomito, ma è Cappelli che ha una bellissima azione e riesce a portare l'uomo a terra. Adesso top position per Cappelli. Zichic gestisce la posizione controllando con una mezza guardia. Cerca di fare spazio e riguadagnare una guardia intera che gli permette una maggior distanza e una migliore gestione dell'avversario. Cappelli molto di foga, sta cercando invece di liberare le braccia per mettere dei colpi decisivi. Zichic cerca di gestire, tenerlo a terra, lavora di gomito perfettamente, vedete, sta cercando di impostare, lavorare. Sento un tentativo di armlock di Zichic, imposta l'armlock, Cappelli di prepotenza, si alza, piede in. Sta cercando di difendere, sfila il braccio e ricontinua la sua azione in ground and pound. Selvaggio ground and pound, schiaccia l'uomo alla gabbia, pugni e gomitate, Zichic in difficoltà ma gestisce, continua a gestire in modo lucido. Cappelli continua con la sua splendida azione di ground and pound, Zichic sa che siamo a fine round e cerca di gestire, aspettando l'intervento dell'arbitro. Cappelli sembra stanco dopo questa azione molto. Perde la posizione, Zichic riesce a alzarsi e riposizionare l'uomo a parete. Qui un errore di Cappelli, che aveva una posizione di vantaggio e l'ha sprecata. Bellissimo scambio di box. Zichic ha lavorato prima di ginocchio, Cappelli ha risposto con un bellissimo gancio destro dopo una grandissima schivata. Ma è sempre Zichic a fare il match, sembra più lucido, Cappelli sembra un po' in difficoltà. Bellissimo high kick. Zichic è sempre lì, un atleta più esperto, tiene il centro della gabbia e continua a lavorare per il suo game plan preciso. Lavora di jab, braccio sinistro, per poi mettere un overhook con il braccio destro e cercare un colpo pesante. Cappelli sembra un po' stanco, ferito sulla testa, ma è una ferita non è importante perché tutte le ferite che vengono dal cuoio capelluto, dalla parte della testa, è una zona molto vascolarizzata, quindi una volta che c'è un taglio ci sarà una grossa fuoriuscita di sangue. Proiezione di Zichic, porta giù Pietro Cappelli un'altra volta, ma è qui, è la fine del primo round. Zichic sembra molto segnato, l'azione di ground and pound che ha subito alla gabbia è la sentita, siamo ai secondo round. Adesso vediamo Cappelli, sembra
molto stanco. Zichic idem, Matteo Minozio elargisce dei consigli, Pietro Cappelli riprende fiato, pronto al secondo round, al continuo della sua battaglia. Ed ecco il secondo round e riparte il match. Zichic al centro, l'esperienza fa tanto in un match del genere, c'è una differenza. Zichic ha più di 20 match professionistici, Pietro Cappelli soltanto 4. Doppio underhook per Zichic, schiaccia l'uomo alla gabbia e cerca di portarlo giù. Prima a mettere pressione, lavoro di clinch, ginocchio e va per la proiezione. Mezza guardia di Pietro Cappelli, schiacciato alla gabbia. Zichic sempre in top position, continua a lavorare. Pietro Cappelli sembra estremamente stanco, sembra che abbia dato tutto nel primo round in quell'azione di ground and pound alla gabbia. Probabilmente ha visto la possibilità di vittoria e ha cercato di dare tutto in quello scambio, e adesso si trova in un po' in un affanno fisico. Zichic passa la mezza guardia di Cappelli, guadagna la monta e adesso si mette male per Pietro Cappelli, perché l'esperienza di Zichic in una posizione di vantaggio così netta diventa difficile da difendere. Espone la schiena Cappelli, Zichic va a lavorare ottimamente di jiu-jitsu, ha un gancio inserito, cerca di prendere, mischia perfettamente lavoro di grappling puro con ground and pound in un contesto, in un modo ottimo per un contesto di mixed martial arts. Ed ecco Cappelli che si rigira e riregala di nuovo la monta a Zichic. È sempre Zichic in monta, non riesce a portare, riesce a ribaltare la posizione Pietro Cappelli. Va sopra, Zichic ha perso in modo molto ingenuo questa posizione, è una posizione di vantaggio. Cappelli un tentativo di finalizzazione molto visibile. Qui c'è stato un errore, secondo me lui avrebbe dovuto gestire la posizione una volta che si era trovato in vantaggio, stando sopra, in top position, piuttosto che tentare. Vediamo qui che Pietro Cappelli, esausto, senza un motivo ben preciso, senza un colpo netto, ma si arrende, batte e lascia la vittoria a James Zichic. Probabilmente il peso, l'affanno, il momento di difficoltà, la superiorità di Zichic hanno convinto Pietro Cappelli a non... salutato come un vincitore, perché è comunque un atleta che ha 4 match soltanto in carriera, è andato a affrontare una delle leggende mondiali delle mixed martial arts, James Zichic, ex contender in UFC e Cage Rage, avversario di Vitor Belfort e Fabrizio Verdum, e quindi benché ci sia stata una sconfitta è comunque una grande vittoria per l'atleta di Firenze. Adesso la premiazione, questo è il main event, il vincente Zichic. Questo match era una eliminatoria per la title shot, ossia per il match per il titolo. Il vincente tra Cappelli e Zichic sarà il prossimo sfidante al campione, lo vediamo qui con la cintura sulla spalla, Mauro Cerilli, campione della heavyweight division di Slam FC, dall'evento Slam Fighting Championship 5, stavolta è personale, dove guadagnò il titolo contro, in una vittoria contro Matteo Minonzio. Vediamo che viene lanciata la sfida tra Mauro Cerilli e James Zichic, sfida che verrà consumata il 26 aprile 2015 al Teatro Obi Hall di Firenze, nel prossimo evento di Slam Fighting Championship, verrà consumata a Slam Fighting Championship 8 Mamba, vi ripeto, in programma il 26 aprile 2015 al Teatro Obi Hall di Firenze. Chiudiamo qua, vi ringraziamo per averci seguito e vogliamo ringraziare i nostri main sponsor, che sono
Sweep, Rifrullo e Trojan Fight. E vi invitiamo, se siete interessati a seguire gli sviluppi di Slam Fighting Championship, a seguirci sul nostro sito ufficiale slamfc.com oppure sulla nostra omonima pagina ufficiale su Facebook, Slam Fighting Championship appunto. E da Marco Santi, da Teleregione è tutto, vi ringraziamo ancora, alla prossima occasione. Arrivederci.